Voglio coinvolgere Irene Tinagli, allora partendo anche da alcune cose sulla scia di quanto diceva alla fine De Masi, la motivazione è legata, veniva fuori anche dai dati di Mannheimer, al fatto che per esempio una situazione contrattuale stabile può dare questa motivazione. Dove si fa qui? C'è un pulsantino lì. Ok. Certamente l'aspetto contrattuale, nel senso un minimo di stabilità, però molti degli studi, insomma, in fronte dell'organizzazione aziendale, il professor De Masi su questo, anzi forse ci potrebbe dopo, ci potrà anche illustrare, sono legati anche ad altri aspetti, quindi certo la stabilità, il senso di appartenenza a un'organizzazione, il senso di rispetto, quindi queste sono le condizioni basiche, però insomma in gergo aziendale si direbbe sono fattori igienici più che motivazionali, cioè sono quei fattori che non ti fanno arrabbiare contro il tuo datore di lavoro, non necessariamente sono quelli che ti appassionano, che ti entusiasmano, che ti mettono il sorriso, cioè sono a volte bisogna saper distinguere, cioè ci sono degli elementi che sono quelli che ti impediscono di essere veramente arrabbiato e insoddisfatto, quindi si chiamano i fattori, diciamo, igienici, quindi se mancano questi sei anche incacchiato, non necessariamente quando c'hai questi ti appassioni e ti entusiasmi, per appassionarti e entusiasmarti c'è bisogno di fattori motivazionali e questi li fai in maniera completamente diversa, cioè li fai valorizzando le competenze delle persone, li fai attraverso la formazione, li fai attraverso anche la responsabilizzazione, il riconoscimento di un risultato che è legato al tuo lavoro, e questo per esempio è una cosa che nel settore dei servizi manca tantissimo, è una cosa su cui si fa hanno una marea di studi nei settori dell'high tech, delle professioni, come valorizzare la creatività, come lo sappiamo, cioè anch'io sono una ricercatrice che mi sono trovata spesso a fare ricerche, investigazioni su come queste alte professioni creative nell'high tech, nelle aziende qua di là possono essere valorizzate, eccetera, come questo aumenta la motivazione. Questi tipi di studi non generalmente trascurano molto il settore dei servizi, che sono considerati lavori manuali dove questo aspetto di creatività, di innovazione non ha un peso, e questo secondo me è un errore clamoroso, anche perché non è così, cioè perché in realtà il settore dei servizi è un settore che potrebbe e beneficia tantissimo, dove c'è del contributo dell'innovazione, della creatività, dell'elemento personale del lavoratore che sta dentro questi servizi, e quindi riuscire a tirare fuori questo elemento, quindi proprio come elemento motivazionale e non solo, quindi motivazionale poi come mezzo per arrivare a una maggiore efficienza, una maggiore efficacia, incisività, secondo me sarebbe veramente fondamentale. Da questo punto di vista, appunto, parlando di trend, di bisogni del futuro, cioè io vedo molto netta per esempio una correlazione tra pulizia, pulito e decoro, piacevolezza, arredo urbano, c'è cioè una società di servizi che non solo mi pulisce il tavolo, però magari mi dà dei suggerimenti, mi cura le piante, fa un servizio integrato che dà del valore aggiunto, che è qualcosa di più. Però tutte queste cose non lo so, mi sembra che manchi un po' una riflessione su questi aspetti, di come questo potrebbe aiutare l'industria a crescere e le persone a essere più motivate, e l'industria stessa ad attrarre anche competenze, a stimolare la formazione, perché si richiede un qualche cosa di aggiuntivo. Parlando appunto, spostandoci proprio dal semplice privato o azienda o ospedale o ristorante al contesto per esempio più ampio, urbano, nelle interviste una signora, un'imprenditrice che era stata intervistata, ha parlato anche di questo, quindi della pulizia nei contesti più ampi. Ecco, anche qua, parlando di studi, qua veramente ci sono tantissimi studi sociologici ed economici sulla correlazione tra pulizia e decoro urbano e senso di sicurezza dei cittadini, a persino livelli di criminalità, quindi la teoria del vetro rotto, se qualcuno ha avuto modo di leggere, ora ne aveva parlato Gladwell in un suo libro, ma questa in realtà è una teoria che era stata portata, diciamo,
teoria, nel senso un'idea lanciata da due ricercatori nell'82 con un articolo su The Atlantic Monthly, dove parlavano di questo, cioè quello che diceva prima: se in un contesto urbano, in un quartiere, uno comincia a vedere cartacce per terra, oppure vedi un palazzo che ha delle finestre rotte, allora la persona si sente quasi autorizzata, dice: vabbè, ma io butto la roba qua, tanto nessuno si lamenta, questo evidentemente è un luogo dove io posso fare quello che mi pare. E questo innesca dei circoli viziosi, e allo stesso tempo le persone si sentono più insicure perché hanno la sensazione che in quel posto non ci sono regole e non c'è nessuno che le fa rispettare, anche se poi questa percezione non ha riscontri nella realtà, per cui anche qua ci sono stati studi per cui non necessariamente luoghi più sporchi sono anche luoghi dove c'è tanta criminalità, non è sempre così automatico, ma sicuramente sono i luoghi dove le persone si sentono più insicure, dove hanno paura, dove smettono di andare, per cui diventano luoghi abbandonati. E quindi riuscire a cioè questa correlazione, ecco, a me l'unica cosa che un po' ho subito del sondaggio, che invece le persone percepiscono un po' meno importante la polizia delle strade o dei mezzi pubblici o degli spazi pubblici, perché in perché realtà non è casa nostra, o no? Non lo so, è una... Sì, non so, forse... Ma dipende dai paesi. Certo. Sì, probabilmente perché ci siamo meno abituati. Ma la strada sarebbe al primo posto. Appunto, infatti. Perché in realtà chiaramente qui si parla, si estende, cioè il livello dell'analisi non è solo l'impatto sull'individuo, ma un impatto più sociale, più economico sullo sviluppo di un territorio. Tutte le ricerche mostrano una correlazione fortissima, per cui se si deve parlare dei trend futuri, direi la correlazione tra servizi, pulizia e creatività, innovazione, quindi un'integrazione anche da questo punto di vista, ma anche una correlazione per esempio maggiore tra pulizia, ordine pubblico, sicurezza, percezione e soddisfazione dei cittadini che vivono in alcuni luoghi. Ma anche recentemente nel 2005 due ricercatori di Harvard hanno fatto questa sorta di esperimento, hanno preso 34 quartieri a rischio nella cittadina di Lowell, Massachusetts, e hanno quindi quartieri dove c'erano i graffiti, sporco, cartacce per terra, eccetera, ne hanno presi metà, e in questa metà di quartieri e di comunità hanno cominciato a darsi da fare, a togliere i graffiti, a rimettere i vetri, a pulire per terra, a migliorare, a mettere presenza, insomma un po' di vita, portare un po' di ordine in questi quartieri. E quello che si sono accorti successivamente è che dopo questi interventi in questi quartieri il numero di telefonate alla polizia è diminuito del 20%, quindi con un tasso di efficacia che superava qualsiasi altro tipo di intervento di policy pubblica, cioè nemmeno i servizi sociali, nemmeno aumentare i servizi sociali era riuscito ad avere questo tipo di risultato come quello di pulire, mettere a posto e sistemare l'ambiente. E dopo hanno fatto anche una ricerca successiva su come questo avesse cambiato anche i comportamenti delle persone, le percezioni delle persone, e quello che era venuto fuori era proprio quello che si diceva prima, cioè che questi diciamo vetri rotti, sporcizia, erano interpretati come dei segnali, cioè sono piccole infrazioni che la società vede che sono tollerate, sono ignorate, eccetera, fanno ritenere lecite altre infrazioni, per cui impatta anche sul comportamento delle persone nel lungo periodo. Per cui secondo me questi sono tutti aspetti che a volte vengono trascurati e che invece andrebbero approfonditi, perché intervenire su questi ambiti rende più vivibile e migliore la vita delle comunità e della società, con impatti anche economici, perché chiaramente quartieri belli, vivibili, dove ci sono più persone, dove la gente si sente sicura, sono quartieri dove i negozi lavorano, dove i cinema lavorano, queste sono cose che hanno tutte una correlazione molto stretta, anche se magari il cittadino singolo che risponde al sondaggio sul momento non se ne rende conto, però hanno assolutamente un impatto molto forte. Ho parlato troppo. No, le voglio chiedere solo una cosa, siccome un altro degli elementi era quello della percezione, lei che ha questo osservatorio spagnolo, c'è una percezione diversa rispetto all'Italia di questo settore, che poi voglio dire è molto composito, diciamo, della pulizia, o no?
Sì, beh, la Spagna, ora non guardiamo che ora poveracci hanno una crisi nera e quindi anzi ora... Non è che noi stiamo molto meglio, ma insomma... No, però appunto sono un paio d'anni che qua sembrano tutti contenti perché la Spagna c'ha la crisi, perché abbiamo sofferto per anni il boom della Spagna che ci superava e sì, sono tutti contenti perché finalmente Spagna. La Spagna si è fermata. Però la Spagna è venuta fuori da comunque da un 10-15 anni di crescita continua. Ed è stata una crescita che è stata fortemente reinvestita in infrastrutture e in pulizia, hanno rimesso a nuovo tutti i palazzi. Madrid è una città splendida, cioè dove ci sono questi palazzi che per carità non hanno niente di invidiare ai nostri, però sono pulitissimi, ci sono palazzi color crema che sono color crema e danno una luce incredibile. E quindi queste sono, possono sembrare piccole cose, però veramente aiutano una città ad essere più vissuta. Sono città, Madrid in particolare, una città molto, molto sicura, per cui dove metti questa illuminazione, pulizia, ordine, i palazzi aperti, i palazzi puliti, eccetera, sono città che sono vissute 24 ore su 24 in maniera molto sicura, e questa percezione in Spagna è molto sentita, soprattutto quando parli con degli spagnoli che magari vengono in Italia, che per loro era un mito, cioè nel senso i cugini italiani erano i cugini più bravi, più ricchi e più tutto, e quando tornano nelle loro città non soffrono più di complesso di inferiorità, no, diciamo, ahimè per noi. No. No, peraltro quello che lei diceva, faccio una piccola parentesi, riguardo per esempio le facciate dei palazzi eccetera, questo potrebbe innescare anche un processo virtuoso proprio per far lavorare le persone. Qualcuno l'ha detto recentemente, se nelle grandi città ci fosse un grande piano per rifare le facciate dei grandi palazzi, questo vorrebbe dire dare anche un po' di ossigeno al settore per esempio edile, che insomma vive un altro momento difficile.